tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo video. Sono esattamente 3 settimane, anzi 4 settimane, che non registro nessun video. Ci siamo dedicati completamente alla 106 e anche alla 206 qui davanti a me. E adesso vi faccio un piccolo recap di tutto quello che abbiamo fatto, con tranquillità e con tanta voglia di fare, di vedere dei risultati veri. Allora, la 106 è veramente a buonissimo punto. Abbiamo rifatto qualcosa del cablaggio qui che non andava ancora benissimo. Siamo arrivati a buonissimo punto. Come potete vedere c'è ancora un po' di casino, ma abbiamo già provato a fascettare tutti i cavi e a chiudere e sta tutto bello chiuso nel coperchio. Dobbiamo ancora tirare qualche filo appunto per il contagiri, luci, spie eccetera, ma comunque nulla di troppo necessario proprio per correre. Il fatto che questa centralina si arrangi e faccia tutto da solo, le spie ci servono solo per un riscontro analogico diretto e basta, ma lei appunto si arrangia a far tutto. Abbiamo fatto il coperchio, le varie cinturette di sicurezza per tutte le cose, messo il sedile con le cinture, basta semplicemente agganciarle. E qua c'è il freno a mano con launch control. Abbiamo rifatto molto dell'impianto elettrico, perché avevamo cominciato con un certo tipo di impianto in un modo, poi ci siamo ritrovati che non ne venivamo più fuori. Abbiamo ripassato tutto a impianto standard, come lo conosciamo, come c'è più facile fare, e infatti da quando abbiamo rigirato un bel po' di cose il tutto è tornato a funzionare perfettamente. Un'altra cosa che abbiamo fatto è abbiamo messo i tubi dentro a dei corrugati, appunto per regolamento bisogna averli, se sono in tre nella macchina bisogna averli dentro un corrugato, escono per di qua e dopo qui saranno ovviamente da accorciare e arrivano qua. Nuovo regolatore di pressione della AEM. Praticamente abbiamo avuto un po' di problemi col vecchio, abbiamo messo su quello nuovo di una buona marca e non la cinesata che trovate su Amazon. Bobine per adesso ancora quelle della punto, i cavi dobbiamo cambiarli perché le pipette non è che proprio si incastrino così bene. Poi cosa abbiamo fatto? Corpo farfallato, abbiamo avuto problemi con il vecchio sensore, vi lascio le foto e dei video che ha fatto papà sulla realizzazione di esso. Ragazzi, non so perché, ma la prima parte del video è venuta senza audio e oltretutto in timelapse, quindi ve l'ho un attimino rallentato. Semplicemente mio papà ha aperto completamente il corpo farfallato, abbiamo sostituito il sensore che c'era prima, oltretutto che una di una Lancia Delta. Come potete vedere da questo blocco immagine, dove praticamente si innestava l'alberino del corpo farfallato, era totalmente mangiato e quindi aveva un buco dove non leggeva benissimo la percentuale di apertura farfalla. Abbiamo rifatto completamente l'alberino del corpo farfallato, abbiamo spostato il sensore nella parte opposta e abbiamo creato un nuovo sistema di mola di contrasto in modo che il corpo farfallato chiuda molto più velocemente e sia una cosa fatta molto molto meglio. Qua potete vedere tutti i pezzi smontati e qua le varie boccole e vari adattatori. Questo pezzo qua, che in realtà non era proprio cilindrico così, era fatto in un altro sistema. Adesso abbiamo creato questa boccola che va qua dentro perfettamente lì. Questo qua è il nuovo attuatore praticamente, che legge la posizione della farfalla, che poi andiamo a posizionare in questo sistema qua tramite due vitine nella posizione esatta, possibilmente anche regolabile, quindi cerchiamo di fare una cosa un po' più stabile. Dopo andiamo avanti con i lavori intanto. Ok, come avete potuto vedere abbiamo realizzato questo bellissimo corpo farfallato con lavorazione al tornio, alberino nuovo e tutto. Ci abbiamo messo su il suo cablaggio, che va però sostituito in quanto è un po' così, dovevamo trovare uno uguale. L'unica cosa è che una volta il sensore era montato da questa parte, mentre adesso è montato da questa, quindi abbiamo dovuto girare il filo del più e del meno, perché se non leggeva 0 praticamente al 100%, cioè leggeva esattamente il contrario. Quindi questo è fatto, va rimessa la guarnizione e questo è finito. Abbiamo già settato da computer le nuove specifiche per questo, quindi abbiamo già contato che tutto funzioni. Abbiamo messo su un catch can esterno, un recupero a vapori olio esterno collegato a qui e a uno sfiato qua sotto. Abbiamo già provato la macchina in giro per il capannone e va abbastanza bene, diciamo. Abbiamo una mappa giusto per la prima accensione e per sentire che giri bene almeno da fermi, poi in corsa con i carichi, con le cose, bisogna ancora mettere sul banco prova, ma questa cosa verrà fatta più avanti.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso completamente qua dietro, abbiamo messo la griglia qui fissata perfettamente, qui nessuno riesce a metterci le mani dentro, tutti i cablaggi tirati perfettamente dalle ventole, abbiamo due posizioni, la ventola piccola che si attiva a 82 gradi se non sbaglio, più o meno 5, e questa qui che si attiva oltre i 95, appunto, così se sto in coda fermo al minimo e arrivo a 82 gradi parte la piccola, in corsa se c'è proprio tanto tanto calore si attiverà anche quella. E questa è una macchina. Qui invece per terra abbiamo tutto l'impianto elettrico interno della 206 che Luciano e mio papà sono andati a tirare giù in recupero. Abbiamo rimesso su tutto l'impianto elettrico originale, tutto tirato giù dalla 206cc, abbiamo rimesso la centralina al suo posto, tutti i cablaggi del motore sono tirati tranne questo che va alla batteria, centralina messa, cavo fatto passare in posti incredibili laggiù in fondo con non poco lavoro. Siamo arrivati fino dentro, l'impianto qua è completo tranne quel connettore e questo qui che sono i relè eccetera che vanno sulla ventola del radiatore che manca, mancano solo i due tubicini del riscaldamento, uno qui e uno qui che vanno interni, vanno tirati giù in recupero anche quelli, e adesso pensiamo di tirare giù la macchina questa e provare a rimettere su tutto l'impianto, fanali, frecce, devioluci, centralina, tutto originale, e provare oggi a metterla in moto. Adesso mio papà è andato a prendere il tubo della benzina appunto per tirare la linea della benzina nuova, in quanto quella di prima era fatta un po' di una merda e niente. Il cruscotto, come potete vedere, è montato. Qua abbiamo messo gli indicatori supplementari, voltaggio batteria, temperatura olio, pressione olio. Qui sono tutti i cablaggi che arrivano dal motore. Cruscottino da cambiare, perché quello che c'è su, come potete vedere, è di un diesel, perché batte il limitatore a 5000, qui ne mancano almeno altri 2,5. E tutto il cruscotto rimontato, tutto a posto. Adesso vediamo di sistemare un po' le cose e andare avanti. Ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, momento della verità, abbiamo collegato tutto quello che potevamo, abbiamo tirato una massa alla buona qui, collegata alla pompa, stagnata, tirato un tubo di benzina esterno. Adesso proviamo a girare la chiave, che non trovo, eccola qua. Dalla seconda mano ce la faccio. Ok. Quadro si è acceso anche se non è il suo. Tergi che partono a caso perché manca tutto il devio luce ancora. Batteria stabile. Proviamo a vedere se fa qualcosa. Folle. Siamo tanto deboli di batteria. Dai. Non è un bel rumore. Stiamo scoprendo l'arcano mistero del perché il motore non gira liberamente. Abbiamo dedotto che il motore di avviamento è un po' morto. Adesso vediamo se riusciamo a sistemare qualcosa e via, perché appunto il motore gira liberamente a mano, proprio liscissimo. La batteria è nuova e quindi cioè, rimane solo lui alla fine. Cavolo, non abbiamo neanche un ricambio. Proviamo a vedere se riusciamo a metterci le mani e a sistemare, dai. Abbiamo perso la battaglia, il motore ovviamente non riusciamo a metterlo a posto, abbiamo visto se riusciamo ad adattarne uno, niente da fare, avevo voglia proprio di sentirla in moto ma niente. Lunedì papà va a tirare giù il motore ovviamente e via. Adesso sta mettendo a posto, guarda che sguardo da cattivo, mamma mia, sta mettendo a posto una piccola presa dell'olio data da un raccordo sulla 106 e io intanto mi metto a sistemare qualcosa sulla mappa, controllo un po' di parametri, poi vado a fare un girettino. Lavora! Lavora! Ehi, Dio, poi! Lavora tu un po' che io sono vecchio! Test numero 2 con motore di avviamento appena rubato, non posso dirvi dove. Vediamo. Sì, il motorino è il problema. Sì. Aspetta un attimo che faccia il secondo... check. Il secondo check, la chiave. Ok. Dai.
No, niente. Gesemo! L'abbiamo fatta con un po' di luce da cruscotti, è partita molto bene. Funziona, funziona il quattro strumenti qua. Vediamolo. Tutto acceso. Accelera un po'. Ok. Ah sì, sì, un po' lo rileva, dai. Ryan, tutto bene? Sì. Oggi cosa facciamo? Oggi è il compleanno di Rudy. 30 anni. 30 anni. E stiamo festeggiando? Sì. Guardate qua. Tutti quanti. Che robetta. Beh, sono anche esperto di moto. Addirittura. Perché anche io corro con la moto. Già, ho fuso il motore, adesso ho messo un nuovo motore. Più potente? No. Però la mamma, la mamma non deve sapere. È sempre lo stesso, ma ancora lo stesso. Glielo facciamo credere. Sì? Sempre. Ottimo. Cosa fate? Giochiamo a carte. Chi vince? Io. Thomas. Grazie. Di base. E dopo questo piccolissimo launch control, le prime prove, dopo l'abbiamo sicuramente migliorato e fa molto molto più rumore. Vi lascio con la fine di questo video. E so che da un mese che non escono video, mi dispiace, ma abbiamo voluto lavorare, come ho già detto, con calma, con tranquillità e senza pressioni, senza tempistiche. E infatti i risultati sono venuti fuori. Adesso puntiamo a correre il 25 giugno al campionato italiano a Cassacco, vicino a casa mia. Ecco. E insomma, vediamo di essere pronti per quella data. Magari prima facciamo una giornata di test in Croazia. Devo vedere un attimo se in qualche campionato c'è una garetta tipo Veronella vicino. E se no vado in Croazia a fare qualche test, perché è inutile andare lontanissimi in Italia per magari arrivare lì, rompere qualcosa e tornare a casa. Quindi i presupposti sono questi. Adesso la macchina andrà messa sul banco, mancano le ultime cose da mettere, il contagiri, eccetera, e poi la macchina andrà sul banco, andrà fatta una grande sgrossatura della mappa e di tutto, e poi in pista con le varie prove verrà rifinita man mano finché non troviamo, ecco, un setup molto, molto adeguato. E niente, volevo dirvi grazie per aver visto tutto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!